Educazione fisica, innanzitutto vorrei fare a tutte e tre questa domanda: quando è che l'amore di un genitore, cioè dov'è il confine per un genitore fra amore e giustizia nei confronti dei figli? Così subito. Dov'è il confine? Beh, nel buon senso di, come dire, di non mettersi al posto di un tribunale nel momento in cui un figlio provoca un danno, provoca un dolore a qualcun altro. E secondo me è anche un modo per voler bene a tuo figlio, quello di non essere un genitore bullo che lo difende a tutti i costi, ma che gli dà anche la possibilità di redimersi e di comprendere fino in fondo quello che ha fatto attraverso un percorso educativo. Sì, cioè per me non esiste un confine tra l'amore e la giustizia. Non puoi amare qualcuno senza la lucidità, nel senso che come un figlio nasce e non ti appartiene, tu lo accompagni, gli dai tutto, ma non puoi togliergli il fatto di essere una persona. In quanto persona vive all'interno di una società ed è importante che in qualche modo che stia a quelle regole. Quindi se lo ami lo consegni anche al giudizio, nel senso un giudizio che lo redima, che poi lo aiuti, però non ci può essere questa separazione. E poi bisogna sempre fare i conti con la società, quindi con dei principi, dei valori condivisi. Quindi sono completamente d'accordo con Claudio, meglio di così non lo potrei spiegare, anche perché non sono genitore, quindi tutto quello che sono le mie ipotesi sono assolutamente fantastiche, immaginifiche, diciamo così. Stefano, questa storia è veramente forte e potente. Come, cos'è che ti ha fatto scattare la scintilla e decidere di portarla in scena, tra l'altro con un'opzione aperta secondo me per una pièce teatrale? Il film è tratto da una pièce teatrale che ho letto nel 2013, da una pièce teatrale che si chiamava La palestra di Giorgio Shanna, e quando la lessi mi appassionai tantissimo e immaginai appunto di farne un film da camera. Poi passò tanto tempo, diciamo così, e mi ricordai appunto a un certo punto di questa bellissima pièce teatrale quando stavo pensando al mio secondo film, ed ero molto interessato appunto a fare un film lavorando in maniera molto specifica con gli attori, in ordine cronologico, per esempio. Abbiamo girato tutto quanto in ordine cronologico, che credo che per loro sia il best case scenario. E quindi mi appassionava molto, oltre che ovviamente la tematica giovanile, la tematica della scuola, insomma, mi piaceva l'idea di portare un film da tribunale all'interno di una scuola. Per voi qual è stata la sfida maggiore da attori nell'interpretare questi ruoli? La sfida è, diciamo, che prende spunto da quello che ha detto Stefano, cioè per la prima volta diciamo, lavorare in maniera teatrale all'interno di quello che è un linguaggio che è cinematografico. Questo sicuramente è stata una sfida. Poi per quanto riguarda la complessità del personaggio, in qualche modo nel mio caso abbracciare Carmen è stato abbastanza faticoso, però è anche vero che uno ragiona sempre su una vita che non è mai quella che poi il personaggio affronta, quindi come dire, in qualche modo giustificarla per poi potervi entrare dentro. Beh, difficile sicuramente sì, è stato confrontarsi appunto con quel limite, con quel confine, e doverlo superare a calci, quindi dover interpretare questi genitori che sono dei bulli. Questa è stata la cosa più dura, attorialmente anche molto stimolante, perché sai, interpretare il ruolo di, chiamiamolo tra virgolette, cattivo, perché insomma non è un film con buoni e cattivi, anche se poi insomma ci sono i buoni e i cattivi, ma insomma è un limite che, cioè, loro stessi non arrivano che sono già così, ma scopriamo che in realtà, citando David Lynch, le persone non cambiano ma si rivelano, e questi genitori piano piano si rivelano, e quindi questo processo di svelamento è stato a volte duro, e metterlo in atto, cioè pronunciare certe frasi che anche rivedendole nel film mi hanno fatto venire i brividi, ecco, quindi è stata una grande sfida. E adesso invece, per concludere, alleggeriamo i toni.
il tuo personaggio dice ho cercato quella persona su Facebook, l'ho rivista, l'ho trovata cambiata, ammettiamo, l'avete fatto di andare a cercare magari il vostro amore del liceo oppure comunque sia una persona del liceo, l'avete cercata sui social per vedere se effettivamente era rimasto quel sogno oppure se era cambiato? Beh, io l'ho sposato, quindi non posso dire, il mio amore infantile l'ho sposato, quindi non avevo niente da cercare. Però ho rivisto una volta, anni fa, una ragazza che era molto scortese con tutti, che metteva bigliettini d'amore, che fece piangere un amico delle elementari, facendogli credere di essere innamorata di lui, il mio compagno di banco, Giorgio, ti vendico in questo momento. In realtà, quando Giorgio si presentò davanti a lei dicendo ma tu mi hai messo questo biglietto, sì, anche tu mi piaci, le disse ma stavo scherzando, l'ho preso in giro, mi fai schifo. Tornò in classe in lacrime, piangendo, ed era considerata una molto... E anche a me prese in giro una volta, e l'ho rivista anni dopo e effettivamente era esattamente come la ragazza che descrivo nel film. Era, diciamo, diventata bruttissima. E lo so, è duro da dire, però è così, è la verità. Sta parlando il bambino offeso in quel momento. No, io non ho Facebook, quindi non posso cercare nessuno su Facebook, ma ho la fortuna di andare in vacanza nello stesso posto da ben 28 anni, quindi il mio amore adolescenziale lo incontro ogni anno d'estate, anche lui adesso ha una compagna, una figlia, devo dire che invece con lui il tempo è stato molto clemente. Sì, adesso fa il personal trainer, quindi potete immaginare, insomma, se mantiene bene. Però senza nessun rimpianto, va bene così. Siamo tutti e due felici, quindi ci incontriamo con piacere. Io sono uscito da liceo l'anno scorso, quindi... Bugiardo! No, sinceramente non ho mai... Cioè, nel senso... Essendo cresciuto anche magari in un paese più piccolo, in un contesto proprio sociale più ristretto, anche dopo il liceo comunque si teneva in contatto, ci si vedeva, quindi difficilmente sono andato a ripescare qualcuno di cui proprio non sapevo niente, ecco. Quindi... Tieni tutto sotto controllo. Tutto abbastanza sotto controllo. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.